Buongiorno e benvenuti a questa nuova guida di Mike Di Pareva e oggi vedremo le Instant Up, queste sconosciute. Brevemente, che cosa sono le Instant Up? Le Instant Up sono come la settimana di prova per una barista. Volete provare un'applicazione prima di installarla? Perché installarla e disinstallarla? C'è l'Instant Up, cioè prima di installare l'applicazione. L'ha provata online. Niente, come avete visto, questa è la prima guida che faccio da Mike Di Pareva. Vi ho diviso bene i due, diciamo, canali per chi mi voglia seguire sull'altro canale inerente più all'auto, Zio Fester. Ricordo il canale Zio Fester. Per chi mi voglia seguire per le varie guide, fai da te. Aggiornamenti, diciamo, tecnologici, vi dicendo, diciamo, un bel minestrone, mi segua su Mike Di Pareva. Andiamo sulla guida. Allora, Instant Up. Prima di qualche settimana fa, l'Instant Up era una cosa che bisognava, diciamo, attivare dal Play Store. A quanto sembra adesso è quasi una cosa obbligatoria. Sicuramente molti di voi in questa settimana avrà, diciamo, notato un numerino rosso sul Play Store. Andiamo a cliccarci e praticamente sono, diciamo, è una notifica che ci viene aperta. Google Play ti dà il servizio a usare il link alla placca istantanea senza richiedere l'installazione e ulteriori informazioni. Anche se questo, diciamo, è un servizio che praticamente può essere, diciamo, disabilitato, pur facendo rifiuto, come vedete, il Play Store va chiuso, per cui diciamo che dà la possibilità di accedere, di accettare e rifiutare, però alla fine è quasi un obbligo. Se volete continuare ad usare il Play Store, dovete per forza accettare la Instant App. Ricordo che non tutti i telefoni compatibili con questo supportano questa modalità. Il mio, fortunatamente o sfortunatamente, vedremo, accetta questa modalità. Andiamo su accetta. E praticamente ora saremo in grado di andare a provare anche le applicazioni, diciamo, senza installare, sia applicazioni gratuite e, udite udite, anche applicazioni a pagamento. Andiamo a vederne una, per esempio. Andiamo a vederne una a pagamento. Un'applicazione a pagamento, mannaggia miseria. Corso d'inglese. C'è tutte ste menate, ma andiamo a ricercare un'applicazione. Purtroppo non tutti supportano Instant Up, ma solo determinati applicazioni. Andiamo per esempio a decidere di installare questa applicazione di Wish, che è un'applicazione, diciamo, di per fare acquisti online, siti cinesi dove ci sono buone offerte. Beh, invece di fare installa, come potete vedere sulla destra ci sta prova ora. Andiamo a cliccare su prova ora e andremo a vedere che praticamente quello che avviene è praticamente che viene aperto il browser. Praticamente l'applicazione viene, diciamo, esportata in un browser. E praticamente eccola qui. Questa è l'applicazione e come per magia, come vedete, appare una specie di flash
Questo sta a indicare praticamente che la nostra Instant App è in esecuzione. Se noi andiamo a chiuderla, nel momento che la chiudiamo, ecco che la nostra applicazione, cioè, verrà, diciamo, verrà cancellata dalla memoria, per cui non occuperà spazio. Vediamo un'altra, diciamo, applicazione che potrebbe essere un'Instant App. Questa no, vediamo questa nemmeno. Andiamo su veicolo, veicolo. Andiamo a vedere. Questa no. Insomma, non sono ancora molto diffuse queste Instant App. Un'altra cosa che volevo far vedere è che praticamente, se voi andate sul browser, su un browser, è praticamente, andate su Wish, come abbiamo visto che ha la sua Instant App, ecco qua, c'è praticamente il link che vi rimanda all'installazione per installare l'applicazione, e al di sotto ci sta, diciamo, il link per app istantanea. Basta cliccare qui e praticamente si verrà, diciamo, rindirizzati nella Instant App senza aver bisogno di installare l'applicazione. Beh, questo può essere utile nel momento che noi abbiamo già molte applicazioni installate, diciamo, il sistema è abbastanza pieno, e per cui ci potrà far risparmiare spazio. Non so se è supportato anche, ah, si vede, anche l'account, per cui è un ottimo metodo per, diciamo, per risparmiare, diciamo, spazio sul telefono, sulla memory card. Purtroppo, come abbiamo visto, non è a disposizione di tutte le applicazioni. Sarebbe bello se tutte le applicazioni potessero, diciamo, essere implementate con questa Instant App. Sarebbe bello se ci fosse Facebook in Instant App. Così, visto che Facebook occupa un sacco di spazio, comunque andiamo a controllare se Facebook c'ha la sua Instant App. Sono curioso di vedere se Facebook c'ha la sua Instant App. Vediamo su Facebook. Purtroppo non c'è la Instant App. Vediamo se questa c'ha l'Instant App. No. Niente, nemmeno Facebook Lite, per cui sono veramente risicate le applicazioni che hanno Instant App. Beh, ad ora non è che sia molto utile, addirittura ho visto qualche recensione, diceva che anche, diciamo, le applicazioni a pagamento potevano accedere a questa Instant App per vedere come girava sul proprio telefono, però adesso non ci sta nessuna Instant App al riguardo. Comunque niente, questa guida termina qui e la prossima settimana, sempre di giovedì, ci sarà un'altra recensione, un'altra guida in merito Android. Vi ringrazio di cuore e mi raccomando, l'iscrizione.
Raccomando, iscrivetevi. E la prossima settimana vedremo come poter leggere una carta contactless col proprio telefono. Mi raccomando, seguite sempre Mike Ti Pareva e ci rivediamo la prossima settimana con una favolosa. Grazie e arrivederci.